Grazie. Allora, questo è un nuovo make-up ispirato, diciamo, alla sabbia del deserto, alla sabbia rossa del deserto, con questi toni molto caldi e accesi. Spero vi piaccia, seguite il tutorial. Inizio ad applicare questo correttore come primer che è dell'Avon Magix il Medium. Lo metto su palpebra mobile fissa e sfumo con le dita. Prendo il matitone nero della luna e comincio a creare la base per i miei ombretti e lo metto qui nell'angolo esterno e con un pennellino piccolo da dettaglio lo vado a sfumare. Vado anche nella piega e lo sfumo verso l'interno. Prendo la matita marrone dell'Avon e la metto al centro dell'occhio per creare una base marrone. Riprendendo il pennellino di prima, che ho pulito, vado a sfumare. Dall'altro Soyoyo di Pupa prendo questa base dorata, questa qua, la prelevo direttamente col pennellino pulito in precedenza, lo stesso di quelli di prima, e la vado a mettere all'angolo interno. Scendo anche verso il condotto lacrimale, quindi la porto più in giù. E poi sfumo con le dita. Dopo, da questa trousse indiana che ho pulito e ho messo dentro lì, non so se si vedono, ho paura che cadano gli ombretti della pupa. Vado a prendere con un pennello da ombretto un colore marrone che è molto molto brillante, questo qua. E lo vado a mettere alla fine dell'occhio. Salendo sulla piega e andando qua. Pulisco il pennello, prendere questo arancione qua, sempre con lo stesso pennello, e lo vado a mettere al centro della palpebra. Pulisco di nuovo il pennello, questo giallo. Poi è un giallo oro.
fino ad ottenere questa sfumatura qua. Vado a prendere poi il pennello di Kiko, il 200 da sfumatura, e vado a sfumare il tutto. Per ammorbidire i tratti e rendere più ottimale la sfumatura. Però vado a sfumare praticamente solo nella piega, non scendo nella palpebra mobile. Sempre col pennello da sfumatura vado a prendere questo bianco luminoso e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Con il pennello piccolo da dettaglio, sempre da questi colori della pupa, vado a prendere questo rosso borgogna e lo metto sotto la rima ciliare inferiore. Così. Con un pennello fino ad eyeliner vado a mettere questo eyeliner qua nero con i glitter. Applico la matita nera dell'Avon all'interno dell'occhio. Dopo aver curvato precedentemente le ciglia, applico un mascara nero sia sopra che sotto. Vado a scurire le sopracciglia con una matita nera. Applico per le labbra applico la matita marrone dell'Avon per contornarle. Con un pennello da labbra vado a sfumare la matita verso l'interno. Come rossetto vado a mettere questo dell'Avon, che è l'Apricot Glow della linea minerale. Per il contouring applico questo blush della Deborah con il mio Kabuki. E questo è il trucco finito, spero vi sia piaciuto. Al prossimo video. Ciao!